Buongiorno ragazzi, riprendiamo la nostra lezione sul periodo ipotetico. Vi ricordo, se non l'aveste fatto, di guardare prima di questo video la registrazione 13 che ci fa ripassare la consecutio temporum, che è molto utile per capire questo argomento, e la registrazione già dedicata al periodo ipotetico indipendente. Riprendiamo da qua. Abbiamo detto che il periodo ipotetico indipendente è un periodo ipotetico, c'è cioè una coppia di frasi con una protasi che è la ipotetica, la condizionale, quella introdotta dal se, sì, il latino nisi per la negazione, se non, e da una apodosi che è la conseguenza e che è la reggente. Il periodo ipotetico si chiama indipendente quando appunto l'apodosi, la reggente, è una frase principale, è indipendente. Tre tipi. L'indicativo caratterizza il primo tipo, il periodo ipotetico della realtà, in cui io in realtà constato qualcosa che avviene. Se vinco, sono contento, evidentemente vinco. Si possono usare tutti i tempi dell'indicativo, ma è ovvio che prevarranno i tempi del presente e del futuro. Possibilità. Secondo tipo, congiuntivo presente, qualche volta il congiuntivo perfetto con valore logico risultativo, cioè con il valore di presente. Il perfetto logico, infatti, equivale a un presente. Io posso dire se ho vinto sono contento, ma ho vinto equivale al presente sono vincitore. Il terzo tipo è in realtà, volevo dire anche che il perfetto del congiuntivo si usa per i cosiddetti esempi fittizi, exempla ficta, che appunto indicano un'ipotesi puramente teorica. In quel caso potremmo trovare un perfetto. Terzo tipo, in realtà io faccio una supposizione nel passato, quindi ormai non si è più realizzata, e infatti troviamo i tempi storici del congiuntivo, cioè l'imperfetto o il più che perfetto. In italiano come si traducono? Ma il primo tipo l'abbiamo già esemplificato. Possibilità. Nella possibilità l'italiano usa la coppia congiuntivo-condizionale, ma attenzione, non corrisponde il congiuntivo nei tempi, perché l'italiano usa il congiuntivo imperfetto. Se vincessi sarei contento. Il condizionale nell'apodosi è il condizionale presente. Se invece devo fare un terzo tipo in realtà, uso di nuovo la coppia congiuntivo-condizionale, usando il congiuntivo trapassato nella protasi, se avessi vinto, e il condizionale passato nell'apodosi, sarei stato contento. Vediamo che succede se il periodo ipotetico invece è dipendente. Se la principale ha un tempo principale, guardiamo l'esempio, Cesare puntata Cesare pensa, noi possiamo avere due possibilità, che l'apodosi sia per esempio un'oggettiva con l'infinito, oppure che l'apodosi sia il congiuntivo, nel caso per esempio di una complementare diretta. Guardiamo il secondo esempio. Cesar non dubitat quin. Come sarà la traduzione? In entrambi i casi sarà Cesare pensa che esulterebbe se vincesse o se avesse vinto, oppure Cesare non dubita che esulterebbe se avesse vinto. Cioè noi non abbiamo più la possibilità di distinguere molto i tempi che invece in latino troviamo più articolati secondo la consecutio temporum, e inoltre non abbiamo più la distinzione tra il primo, per esempio, e il secondo tipo del periodo ipotetico, perché abbiamo perso l'indicativo che ci caratterizzava il primo tipo. Possiamo ancora con una certa diciamo sicurezza soltanto indicare che il secondo tipo, la possibilità, è quel periodo ipotetico dove è presente la perifrastica attiva, cioè nel caso dell'infinito futuro, exaltaturum esse si vincat, o nel caso della perifrastica attiva con sim sis sit, cioè col congiuntivo, nel caso di una apodosi al congiuntivo. Perché? Perché la perifrastica ci dà ancora questa apertura al futuro, quindi alla possibilità che la cosa si realizzi. La protasi, invece, avrà soltanto la possibilità di esprimere una contemporaneità con il presente o una
anteriorità, azione già compiuta, se ha vinto, con il perfetto. Guardate, la consecutio viene rispettata rispetto, fa riferimento alla principale, perché abbiamo già visto nel video 13 che nel caso di una subordinata di secondo grado al congiuntivo che dipenda dall'infinito, la subordinata di secondo grado bypassa la infinitiva e si riferisce direttamente alla principale. E questo è sempre vero, sia nel caso dell'infinito presente, sia nel caso dell'infinito futuro, ma anche nel caso dell'infinito perfetto per la legge di Roesch, in quanto la reggente ha un verbo principale, un tempo principale. Vediamo anche questa piccola cosa. Se il verbo non avesse il participio futuro con la perifrastica, cioè la perifrastica attiva, col participio futuro attivo, dovremmo ricorrere a delle altre perifrasi che qui potete trovare nella scheda. Per esempio, non so, fore ut più il congiuntivo del verbo. Prendiamo il verbo fio, non ha il participio futuro e allora dovremmo fare una sorta di perifrasi per cui fore ut fiat pax, cioè Cesare ritiene che la pace si faccia, che avverrà che la pace si faccia se vincesse. Oppure con possim, l'infinito, eccetera. Qui potete trovare altre possibilità. Vedete per esempio che a volte l'infinito futuro potrebbe essere passivo e allora troveremmo la forma serbatum iri. Per esempio, se dovessimo tradurre questa, Cesare ritiene che se vincesse sarebbe salvato, servatum iri. Comunque, Cesare pensa, non dubita che esulterebbe se vincesse. Vedete che qualunque sia l'articolazione, noi avremo esattamente la stessa traduzione. Ultima cosa, perché non troviamo la posteriorità nella consecutio temporum della subordinata? Perché è ovvio che, essendo la protasi una premessa, non può collocarsi logicamente dopo la sua conseguenza. Potrà collocarsi o in contemporaneità o in precedenza, in anteriorità. Dicevamo prima che il secondo tipo soltanto lo possiamo individuare con una certa sicurezza in presenza della perifrastica nella podosi, sia che sia all'infinito, sia che sia al congiuntivo, questa perifrastica attiva. E infatti qui vediamo, ho estrapolato quello che avevamo evidenziato in rosso nella precedente, mappa. Vediamo se la principale è un tempo storico. Che cosa succede? Succede che nel caso la apodosi, reggente, quindi reggente del periodo ipotetico, sia una subordinata all'infinito, noi ancora una volta potremmo, perdiamo la distinzione, l'indicazione dei tipi, ma potremmo grosso modo individuare la possibilità che ancora si realizzi, pur in un contesto storico, in presenza ancora una volta della perifrastica attiva, mentre quando ci troviamo, in dipendenza di un tempo storico, la podosi al congiuntivo, all'imperfetto più che perfetto, dovremmo praticamente pensare che siamo già in un terzo tipo, dove appunto abbiamo visto la caratteristica dell'irrealtà è proprio fare ipotesi e conseguenza, periodo ipotetico, usando l'imperfetto e il più che perfetto. Quindi, in presenza della perifrastica secondo tipo, in presenza dell'imperfetto e più che perfetto, non distinguiamo più, probabilmente un terzo tipo. Vedremo che il terzo tipo, oltre a questi due tempi, ha delle forme caratteristiche. La traduzione, ma la traduzione non può che essere: Cesare pensava che avrebbe esultato se avesse vinto. Non abbiamo alternative. Cesare pensava che avrebbe esultato se avesse vinto in ogni caso, oppure nel caso della apodosi al congiuntivo. Cesare non dubitava che avrebbe esultato se avesse vinto. Anche in italiano non possiamo più distinguere la tipologia se non così a naso.
Ancora una volta ho estrapolato le costruzioni con la perifrastica attiva per indicare che in presenza di perifrastica attiva abbiamo sicuramente la possibilità di individuare il secondo tipo. Vi ricordo anche, ancora una volta, che nel caso il verbo non avesse la perifrastica attiva, potremmo trovare altre costruzioni, per esempio la perifrasi con futurum esse ut, più il congiuntivo del verbo, oppure una perifrasi col verbo potere, oppure, qui c'è un errore, perché sarebbe possem in questo caso, essendo una dipendenza di tempo storico. Correggiamo, possem, ecco una bella E maiuscola così la vediamo bene, oppure un infinito futuro col participio passato più iri che fa appunto l'infinito futuro passivo. Esempio, vediamo quali sono le forme invece caratterizzanti il terzo tipo. Abbiamo detto che possiamo sempre dire che è un terzo tipo quando c'è il congiuntivo imperfetto o più che perfetto. Il terzo tipo non rispetta la consecutio temporum, cioè se abbiamo anche una principale di tempo principale, volessimo dire che il periodo ipotetico è irrealizzabile, useremmo comunque l'imperfetto o il più che perfetto. Ma vediamo meglio. Le forme caratteristiche che dobbiamo aggiungere a quelle che già abbiamo detto sono l'infinito irreale, urum fuisse, e un congiuntivo con la forma del verbo essere fuerim, quindi al perfetto. Vediamo. Nella apodosi infinitiva troveremmo dunque un infinito irreale dove la perifrastica attiva urum è seguita da un fuisse, fore futurum oppure forem futurum fuisse ut, il congiuntivo potuisse più infinito nel caso mancasse il participio futuro. La protasi sarebbe comunque, qualunque tempo troviamo, all'imperfetto o al più che perfetto. Nel caso di una apodosi al congiuntivo, troveremmo l'imperfetto e il più che perfetto, ma anche spesso questo stranissimo, diciamo così, questa stranissima perifrastica attiva, urus, ura, urum, fuerim. Vediamo, Cesare. Non dubita che esulterebbe se vincesse. Al solito la protasi la troveremo all'imperfetto più che perfetto. Qui ho aggiunto anche che possiamo trovare nel caso del verbo possum anche il perfetto potuerim, oppure il verbo debe o il perfetto debuerim. Oppure abbiamo detto questa perifrastica attiva con fuerim anche nella protasi. La traduzione però rimane dipendente dal verbo reggente. Se il verbo reggente è di tempo principale, noi non possiamo che tradurre. Cesare pensa che se vincesse esulterebbe, oppure se avesse vinto esulterebbe. Quindi esulterebbe se vincesse o se avesse vinto. Nel secondo caso, quindi è la traduzione 1, Cesare pensa che, Cesare non dubita che, esulterebbe, qualunque sia la possibilità, se vincesse o avesse vinto. Quindi noi rispettiamo i tempi della protasi e mettiamo il condizionale in questo caso. Se invece il verbo principale è storico, dobbiamo per forza tradurre. Avrebbe esultato se avesse vinto, cioè dobbiamo usare per forza il terzo tipo italiano. Cesare pensava che avrebbe esultato se avesse vinto, in qualunque caso, Cesare non dubitava che avrebbe esultato se avesse vinto. Quindi per noi la traduzione non cambia, ve la lascio in evidenza, dipende comunque dal verbo reggente, la traduzione. Se il verbo reggente è principale, la traduzione sarà vincesse,
avesse vinto esulterebbe, nel secondo caso avrebbe esultato se avesse vinto.